Operava nei giorni di mercato nel centro storico di Fano e le vittime prescelte erano le donne di età avanzata, ma le forze dell'ordine l'hanno scoperta. Si tratta di una 60enne pregiudicata foggiana residente in Basilicata che è stata segnalata dalla polizia all'autorità giudiziaria per il reato di furto con destrezza. Le indagini condotte dal commissariato di Fano hanno permesso di accertare che la donna, accompagnata dal marito in auto, metteva a segno furti anche in altri mercati della Riviera Adriatica, approfittando della folla attorno alle bancarelle per sfilare abilmente il portamonete delle borse che le anziane tenevano in spalla. In alcuni casi, quando la signora trovava anche il codice PIN insieme ai bancomat trafugati, si recava negli sportelli bancari del centro storico per effettuare i prelievi di contante per la somma del massimo giornaliero consentito. Dopo questo episodio, la polizia torna a sensibilizzare la cittadinanza a tenere le borse chiuse e poste sul davanti, sempre in vista. Inoltre, sconsiglia vivamente di tenere il codice PIN insieme al bancomat all'interno del portafogli.